A Milano con il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio nasce un Giro d'Italia dall'Abruzzo e il Giro 2023 che arriverà a Roma. Beh, per noi è un'occasione magnifica, una grande partenza che l'Abruzzo ha visto una sola volta in oltre 100 anni di edizioni del Giro. Dalla Corsa Rosa partirà dalla Costa dei Trabocchi su una pista ciclabile meravigliosa che avrà l'opportunità di essere conosciuta dal mondo intero e da centinaia di milioni di appassionati di ciclismo. Altre tappe sia sulla costa, dopo la cronoprologo, la partenza da Teramo, l'arrivo a San Salvo, poi si riparte da Vasto e dopo alcune tappe si torna in Abruzzo con il tappone appenninico di montagna, l'arrivo a Campo Imperatore, quello reso celebre da Pantani e da altri meravigliosi corridori che su quelle montagne hanno scritto pagine epiche. Quindi speriamo di poter offrire al Giro d'Italia altre pagine importanti come negli ultimi anni, in cui di fatto la classifica del Giro si è fatta in Abruzzo e chi ha mostrato le gambe per vincere le tappe di montagna in Abruzzo ha poi dimostrato di avere i gradi per poter condurre la partita fino in fondo, la corsa fino in fondo e arrivare con la maglia rosa alla fine dell'ultima tappa. In Abruzzo chiedono alla regione, chiedono al presidente Marsilio perché si è speso così tanto di più, secondo chi ha fatto, diciamo, questa domanda rispetto alle precedenti grandi partenze. Perché questo è quello che costa, ci sono partenze che sono anzi costate anche il doppio, soprattutto quelle svolte all'estero, non è facile vincere questa concorrenza. Quello che a noi costa questa grande partenza costerebbe pochi minuti di pubblicità in una serata qualunque sulle televisioni nazionali principali. Grazie a questa grande partenza e alle praticamente quattro tappe, quattro giornate intere di trasmissione che riguarderanno il nostro territorio, la nostra regione, avremo l'equivalente di centinaia di milioni di pubblicità fatta in tutto il mondo in una maniera molto professionale, perché parliamo di produzioni del massimo livello mondiale, di una delle manifestazioni sportive più seguite nei quattro continenti, quindi io credo che sia stato e sarà un grande investimento con un grande ritorno per l'Abruzzo. Chi vuole fare polemica dimostra solo la povertà delle proprie posizioni.